01. Ok, buongiorno a tutti, la registrazione sembra essere partita, quindi benvenuti a Jailbreak di questa mattina, ben ritrovati agli affezionati che vogliono prendere il caffè virtuale con noi. L'argomento di oggi con cui svegliarsi e attivarsi sono le nuvole di punti e la loro fruibilità. Vedete il titolo in sovrimpressione. Mi piaceva più che altro sottolineare, calcare la mano questa mattina sulla parola fruibilità, in quanto le nuvole di punti rappresentano sicuramente una tecnologia avanzata, moderna, oggi molto in uso, in molti usi pratici. E il loro boom è legato, come tutte le tecnologie più avanzate, sicuramente a quanto può essere poi fruibile il risultato ottenuto da un rilievo fatto con tecnologie LIDAR, laser scanner, che permettano poi di ottenere una nuvola di punti come risultato. Quindi se poi del risultato se ne può fare qualcosa in maniera facile e facilmente condivisibile, è un conto, la tecnologia va avanti, diversamente può far fatica a prendere piede. Quindi magari non tratteremo proprio le metodologie di gestione di milioni di punti, che sarebbe anche interessante, ci sarebbero tanti aspetti in questo, anche all'interno delle tecnologie che vedremo questa mattina. Però vedremo qualche tecnologia orientata più che altro alla fruibilità, quindi a poter condividere i risultati di numero di punti. Abbiamo con noi, dopo questa piccola introduzione, un ospite che ci aiuterà in questa chiacchierata. Si chiama Cristiano Nattero, ingegnere informatico. Lavora presso Fade Out, una software house genovese, quindi sono vicini di casa, con cui di fatto, insomma, collaboriamo e con cui è nata l'idea di questa chiacchierata, perché abbiamo parlato, insomma, insieme anche professionalmente di nuovo di punti e ci è sembrato fosse un argomento che avesse anche un appeal per il pubblico possibile. Quindi, Cristiano, vuoi dire qualcosa anche tu su di te? Buongiorno a tutti, intanto vi ringrazio di avermi invitato. Due Grazie a nostra. cose tecniche. C'è una persona che dice che non sente la voce del relatore, per gli altri funziona. Io Nessuno? sentivo perfettamente, Emanuele, prima. Io Magari se ci date sento. risposta in chat. Ok. Alberto, che prima tra l'altro forse, ok, riesco ed entro nuovamente, ti aspettiamo Alberto. Intanto ancora un'altra cosa, pratica. A me piacerebbe fare una chiacchierata interattiva, nel senso che noi magari presentiamo alcune soluzioni e però ne discutiamo. Come possono fare i partecipanti per interagire? Perché la cosa è semplice, accendono il microfono, chiedono la parola e viene data in maniera molto colloquiale, anche perché non è una lezione frontale Siamo così viene ingegneri, non siamo dimostrato, professori. no? E quello che viene mostrato è più appunto uno stimolo, quindi. Va bene. Buona giornata, anche Fabio, mi spiace. A presto. Ok, quindi Cristiano, dicevi? Va bene, risolte queste cose pratiche, io. O diciamo, queste cose tecniche, io darei un taglio un po' pratico, nel senso che farei così una chiacchierata intorno alla fruibilità delle nuvole di punti, che sono degli oggetti che noi produciamo nel nostro lavoro e che ci servono a risolvere problemi, e questi problemi di solito non riguardano soltanto noi, ma riguardano
altre persone, riguardano clienti, riguardano stakeholders, riguardano altre persone coinvolte. Quindi è opportuno che queste altre persone possano vedere il prodotto dei nostri rilievi. E come facciamo per farglieli vedere, Emanuele? Questa è la grossa questione, insomma, fa parte un po' della carrellata che abbiamo oggi in conservo, ma non è che sarà poi né tanto lunga, però insomma, serve per dare uno stimolo. Cosa si può usare per condividere le nuvole di punti? Il problema grosso è che la nuvola di punti intanto è un oggetto di per sé pesante, quindi anche solo per la condivisione, insomma, richiede, sono centinaia di mega come minimo in Anche avanti, gigabyte possono essere, diverse gigabyte, certo, diciamo. come minimo, quindi poi bisogna intanto trovare la soluzione giusta per inviarlo, il destinatario banalmente dovrà avere anche spazio e insomma, porsi il problema di come gestire il dato, dopodiché il dato va aperto e fruito, bisogna anche vederlo e capire cosa c'è dentro e trarne le conclusioni che uno vuole trarne. Tutto questo pone dei problemi, insomma. In ambito tecnico, insomma, quello che ho anche trovato, per esempio, che anche QGIS ha il suo plugin per caricare le nuvole di punti, integrarle con i layer che si possono appunto, sovrapporre, quindi vedere l'inquadramento e fare delle analisi. Questo però è un approccio sicuramente tecnico, cioè è uno strumento tecnico per tecnici che sanno usarlo, lo usano professionalmente, sono formati a usarlo. Difficilmente verso un cliente interessato al risultato quanto tale, quindi in quanto quello che se ne ricava dal risultato, difficilmente gli si può chiedere installati QGIS, cercati il plugin delle point cloud, che tra l'altro ne esiste più di uno, quindi poi anche lì la scelta bisogna orientarlo. E poi bah, di per sé è semplice. Io posso farlo, Cristiano, sei Ma pronto sì, a prendere la facci parola, casomai si piantasse, ma vedere se mai racconto due cose. Svegliamo questo retroscena. Abbiamo fatto una prova prima a fare una dimostrazione di QGIS con nuvole di punti e a un certo punto la macchina di Emanuele si è piantata, si è dovuto ricollegare. Se succede non, è, no, non abbiamo paura, siamo pronti a tutto. vedete? Intanto che Emanuele, sì, vediamo Emanuele, Ok, intanto aggiungo un perfetto. commento, no? Ah, scusa, volevi far vedere il plugin da installare. Già facendo point cloud come ricerca, c'è una certa scelta. Io ho scelto Last Tools e una volta installato, il cosa è abbastanza semplice, si trascina la nuvola di punti. Ora sarebbe anche da svegliare il dietro le quinte, che adesso è molto veloce perché ha già precaricato il suo formato che poi lui salva su File System, quindi poi dalla seconda volta in avanti il caricamento alla nuvola è agevolato. Dopodiché, appunto, la nuvola è integrata nel nostro progetto e lì in avanti lo si può Scusa Emanuele, ti chiedo due cose inquadrare. Dimmi, chiacchieriamo per per non dare per scontato nessun passaggio. La prendo larga, quindi. vai. Abbiamo questa nuvola di punti, la vogliamo mostrare a un cliente, per esempio. Quindi un'ipotesi è dirgli installati un software desktop sulla macchina che hai a disposizione, io ti passo il file con la nuvola di punti e tu te lo guardi lì. Che software usare? Ce ne sono diversi. Quello che noi ci sentiamo caldamente di consigliare è QGIS. Perché? Perché è software libero, perché è gratuito, perché ha un sacco di belle funzionalità, una comunità molto vasta che lo mantiene, molto attiva. Funziona bene, ti risolverà questo e altri problemi. Installato QGIS, poi bisogna installare un plugin. Come si fa per installare un plugin?
forse la maggior parte dei professionisti che ci segue lo sa, però magari Manuele lo potresti fare vedere un attimo lentamente. Vabbè, la tendina dei plugin, il gestore dei plugin, è un'interfaccia che permette la ricerca nei numerosissimi plugin a disposizione che dalla rete l'installazione di QGIS trova. Ci sono delle chiavi di ricerca che si possono immettere per filtrare, andare a cercare quello che serve. E il E plugin da quindi in questo installare. caso molto. In maniera molto specifica, ho cercato Point Cloud e sicuramente nelle descrizioni i plugin che trattano questo tipo di dato hanno. Qui abbiamo un breve, poi alla fine abbiamo un risultato, una breve lista di plugin che trattano questo tipo di dato. Io poi ho scelto e provato il Last Tools, che ha altre curiosità, può provarne anche altri, un QLiDAR, o ognuno ha la sua descrizione, il suo team di Un po' l'acqua. sviluppo, riferimenti online, eccetera. Come? Quello di prima era in polacco. Sì, chi avesse queste nozioni può anche approfondire la descrizione e via discorrendo. Quindi poi basta selezionarlo, c'è il tasto installa plugin e di lì viene installato. Dopodiché le sue funzioni sono disponibili all'interno del software desktop. In questo caso Last Tools permette addirittura di trascinare come qualunque dato, come può essere uno shapefile, nella tendina dei layer e caricarlo correttamente. Viene riconosciuto il formato, quindi poi viene spacchettato, convertito in dato più utile e fruibile. Infatti vengono create una cartella su File System e dopodiché appunto questo è il risultato. Va bene, e hai Ma detto anche con una tutte cosa le prima, dimmi. scusami. Scusa, scusa, ti ho interrotto. No, dimmi. Hai trascinato la nuvola di punti e si è visualizzata sostanzialmente subito. Hai detto, però la prima volta è più lenta e poi sarà più veloce. Allora, questa è la cartella che crea, possiamo anche. Quindi la prima volta in cui importiamo la nuvola di punti in QGIS, in background QGIS converte il file in un formato che gli permette di rappresentarlo. E questa è un'operazione che richiederà un po' di tempo. Ed è assimilabile, credo, a quella che poi farai vedere tu, lancio così dei. Sì. Sul futuro e vedi adesso sta caricando, non ci mette tantissimo comunque 29%. Queste Allora, sono qua è operazioni caricato. onerose comunque. Qui secondo me già c'è da fare un'osservazione perché non è detto che il cliente o le altre persone con cui vogliamo interagire e mostrare loro la nuvola di punti abbiano una macchina sufficientemente potente da completare il compito in tempo breve. O addirittura potrebbero non avere abbastanza RAM e quindi l'elaborazione si potrebbe schiantare. Poi se proprio la cosa va, diciamo, alla grande, blocca tutto il computer, sarà necessario riavviare. Quindi Come è iniziamo a successo? pensare, come tra l'altro è successo pure a te prima, iniziamo a pensare che forse non è questa la strada per condividere questo tipo di dati con i nostri utenti, con i nostri clienti. Ovviamente in questo caso, per dirla in un altro modo, stiamo spostando tutto l'onere sul destinatario, cioè gli stiamo dando il dato, gli stiamo dando, stiamo richiedendo di avere risorse necessarie per accedere sia da un punto di vista hardware che software che di capacità di gestire quel software. Insomma, stiamo proprio mollandogli un pacco considerevole a fine dei Un bel conti, insomma. pacco. Ma potenzialmente sì, mentre invece dobbiamo pensare alla probabilità, dobbiamo pensare che questa persona non ci mandi a stendere per vedere solo magari il risultato, capire che il lavoro è stato fatto bene e qualcos'altro. Quindi
dobbiamo pensare di prenderci una parte dell'onere di questa consegna per la condivisione. Come facciamo, Cristiano? Adesso lo racconto, vorrei aggiungere, mettere in guardia chi volesse tentare questa strada per altri due problemi. Il primo è che non è detto che il destinatario abbia la possibilità di installare software sulla macchina su cui sta lavorando, perché il computer dell'azienda, il computer dell'ufficio e magari lo può utilizzare soltanto come utente senza privilegi di amministrazione. Ora, non so se c'è una versione portable di QGIS. Non saprei adesso. Vabbè, questo eventualmente lo possiamo verificare. Però c'è sempre invece il secondo problema rispetto al quale volevo mettervi in guardia, e cioè è quella cosa che chi è noto in famiglia e negli amici per essere capace di usare i computer si porta al collo come una croce, cioè si sentirà dire tu che sei bravo col computer, aiutami a fare questa cosa, no? Tu che sei il tecnico bravo col computer, aiutami a installare QGIS e risolvere problemi qualunque che si presenteranno. Ed è una trappola che bisognerebbe aver imparato a evitare. E quindi, se noi ci mettiamo in una condizione che non richieda all'utente di installare niente, ci evitiamo una marea di problemi a priori. E dunque la soluzione è spostare questo lavoro sul web, possibilmente nel cloud. Perché? Perché l'utente non deve installare niente, gli basta avere un browser, si collega al sito che noi gli diamo. E lì può vedere il rilievo. Come facciamo a fare questo sito? Ci sono varie tecnologie. Una di queste, in generale per progetti fondati geospaziali sul web, molto carina, è iTunes. Io ve la metto qua nei link. Vi metto il link qui nella chat. Magari alla fine li raccogliamo tutti e li condividiamo. Ma non è quella che vi farò vedere oggi, perché iTunes ha un sacco di funzionalità e anche il supporto alle nuvole di punti, ma io oggi vi vorrei mostrare invece uno strumento che è come iTunes, software libero, direttamente utilizzabile, ma con sé anche già un po' di strumenti che ci permettono di lavorare con le nuvole di punti. E questo strumento qua si chiama Potree. Vi metto anche questo qui nella chat e condivido lo schermo. Arriva? Ok, Arrivano, sì, grazie. allora iTunes è questo, ve l'ho raccontato prima, serve a fare varie cose geospaziali, incluso nuvole di punti. E se volete ve lo guardate, poi ve ne suggerisco anche un altro. Invece Potree, qui ci sono un sacco di esempi, il sito è questo, l'ho messo corretto, sì. In particolare c'è questa pagina qua, andiamo proprio passo passo, Getting Started. Carica un software che serve a convertire la nuvola di punti dai formati più diffusi come l'ASLAP in un formato suo, che è la stessa operazione che abbiamo visto fare con QGIS. E si scarica da qui. Adesso io l'ho già scaricato, è un file zippato, vediamo, lo faccio vedere. È un file zip comunque. Un file zip che potete scaricarvi e semplicemente estrarre. E dopodiché dentro è un eseguibile. Ma si usa da riga di comando, ma è molto facile. Allora, apro un terminale qua. Io uso Git Bash perché mi piace di più, ma il prompt dei comandi di Windows, che usa Windows, va benissimo, o una qualunque console, insomma, che permette di richiamare dei comandi localmente. Allora, c'è questo file qua, Potree Converter, e come si usa? Si usa proprio chiamandolo. Gli diciamo il nome del file di input e io nella cartella superiore ho questo file qua, che è lo stesso che ci ha mostrato Manuele poco fa.
Quindi cartella di sopra, fino piano NAS, qui no, output, quindi dove voglio salvare il file di output? E lo salvo in una directory dove poi lo posso visualizzare. Lo chiamiamo Potri. Adesso lui sta lavorando per convertire questo file. Vedete che c'è un po' di lavoro, è stato film veloce. In realtà sono abituato al computer che uso di solito, che è molto più veloce. Comunque c'è un po' di lavoro. Vorrei stressare il fatto che questo lavoro qua avviene una volta per tutte sulla mia macchina. L'output di questo è una directory che si chiama Potri, con dentro i file convertiti in questo formato binario e un file JSON che descrive il formato. Possiamo fargli fare un passo di più. Lo cancello, lo rifacciamo, quindi richiamo il comando di prima, però gli dico anche di generare una pagina web che poi dopo noi possiamo pubblicare su un server ed esporla. Come si fa? Si aggiunge, qui vedete c'è la riga di comando che voi potete usare. Questo comando, generate page, e lo chiamiamo fino chiara. La conversione, vi avevo detto che lo facevo una volta sola, poi ho cancellato il file, quindi lo dobbiamo rifare. Ok, e adesso abbiamo directory. Adesso dentro Potri, oltre alle nuvole di punti di prima, quindi due file binari, un file di metadati, abbiamo anche una pagina HTML e le librerie JavaScript da includere. Come facciamo a visualizzare questa pagina HTML? Noi possiamo usare un server locale. Se lo vogliamo mostrare al cliente, serve un qualche spazio di hosting dove copiare queste tre cartelle, anzi, possiamo copiare direttamente queste. Ok, io ho un serverino locale. A parentesi, consigliatissimo XAMPP per chi volesse fare degli esperimenti. Magari ve lo segnalo sulla chat anche questo. Così diamo riferimenti completi. È proprio, cioè, un serverino di sviluppo facile facile da installare proprio cliccando il bottone avanti, avanti, avanti. Così ci togliamo un po' di grano. Vediamo. Adesso abbiamo un server web Apache che sta girando. Lo troviamo su localhost. E qui ci dice informazioni sul server che sta girando. Ma non ci interessa questo, ci interessa com'è la cartella. Siamo qua dentro. Guardate, qui c'è il percorso dashboard, che è questa cartella qua che c'era già, ma noi vogliamo andare nella cartella Potri, dove c'è quello che abbiamo fatto. Quindi scriviamo Potri. E qui troviamo la pagina HTML che è stata creata. E voilà, ecco il nostro rilievo. E qui ci sono un sacco di controlli. Possiamo esplorarlo, possiamo muoverlo. Io per prima cosa, vedete qua a sinistra c'è scritto Point Budget. Diminuisco il budget di punti che consento al visualizzatore di utilizzare. Perché? Perché in questo modo ho meno carico sulla mia macchina. Di fatto cosa stai facendo? Stai riducendo la densità volumetrica dei punti. Esatto, sto riducendo, questo credo che sia proprio il numero di punti totali, sai? Ok, e abbiamo il nostro rilievo e abbiamo la possibilità di esplorarlo. Bello. Questa cosa che state vedendo, che adesso qua gira in locale per me, localhost, si può mettere su un sito, basta che abbiamo hosting, diamo l'indirizzo alle persone a cui vogliamo far vedere il rilievo e loro col browser vanno su quel sito e lo vedono.
fine, senza bisogno di installarsi niente. E questo già risolve una marea di problemi. Poi ci sono un po' di funzionalità. Sì? Non abbiamo dato oneri al cliente, tranne o alla persona con cui vogliamo condividere, tranne appunto un link, e gli abbiamo detto vai con un browser qualunque, su quasi qualunque, su a questo indirizzo, e usa gli strumenti che sono a disposizione già di default. Quindi con un comando hai già creato un ambiente molto avanzato e utile. Esatto. Stavo guardando che c'è un ape qua, nel rilievo si vede. Adesso la mia idea sarebbe di mostrare qualche funzionalità, però proverei a rendere la chiacchierata un po' interattiva. Ci sono un sacco di strumenti, ne vediamo qualcuno. C'è qualche domanda finora? Interrompo un attimo la condivisione. Qualcuno ha qualche curiosità? Tutto chiaro fin qua? Bene, potete scrivere o potete anche aprire il microfono e parlare, non c'è problema. Cosa possiamo fare con Potrin? Allora, intanto qui c'è questo min node size che ci permette di controllare la qualità. E condividere questa. Ah, scusa. Grazie. Ok, arriva. Ci siamo? Arriva? Mm-hmm. Ok. Intanto c'è questa dimensione del nodo minima che consente di aumentare la qualità e semplicemente rendering un pochino più pesante, però funziona abbastanza bene, insomma, anche su questa macchina. Ok, facciamo qualche misura? Per esempio, una misura di altezza. Quanto è alta? Quanto è alta questa casa rispetto a quel punto a terra? 6,74 m. Che distanza c'è tra questo punto e quest'altro? Vedete che sale anche in tre dimensioni. Tra questo e questo, tra questo, tra questa casa e questo. 46,61 m. Ok. Vogliamo vedere le coordinate di un... Tu muovi il mouse, ma c'è uno snap che tiene appunto appiccicato il punto destinazione sulla nuvola. Sembra. Esatto, esatto. Io mi sposto... il primo lo devo cliccare per metterlo, poi lo trascino. E il punto in cui sto puntando adesso... non è a livello 0, ma è a livello della nuvola di punti. Mi appoggio sul punto sotto di me. Idem per l'altezza che guardavamo prima. E così via, cioè se vogliamo sapere le coordinate di questo punto, le mettiamo lì, se vogliamo misurare un angolo. Andiamo con questo strumento, forse possiamo misurare anche più di uno. Semplicemente le trasciniamo. Distanze le abbiamo viste, aree. Tra l'altro ci dice anche le misure sul perimetro. Proviamo il volume. C'è questo controllo un po' strano. Gli archi permettono di ruotare questo cubo nelle tre direzioni. Le palline consentono di allungarlo. No. Proviamo a misurare il volume di questa casetta qua. Ok, e
Così facciamo una misurazione sostanzialmente manuale. 746 metri cubi. Altrimenti c'è questa misurazione qua del volume che fa l'intersezione. È un po' più chiaro perché colora la nuvola di punti con questa heat map, con questa termografia, secondo se è selezionato o meno. Quindi di fatto basta mettere la scatola un po' più larga e poi il volume lo include automaticamente. Ok, così, tanto per far vedere qualche funzionalità possibile. Domande fin qua? Io non vi vedo, perciò magari datemi un segno con la voce, ditemi È molto chiaro, ti do intanto un segnale io, mi sembra orientato poi appunto alla fruizione, a quello che può interessare il nostro interlocutore del rilievo effettivamente rispetto a quelle che sono invece le peculiarità del dato. Invece noi andiamo adesso sull'obiettivo effettivamente, quindi la possibilità di misurare su un modello di questo tipo, senza andare più in campagna, ma stando seduti, e a questo credo che chi richiede un rilievo è interessato, insomma. Quindi quando poi si condivide la nuvola di punti, si dà la possibilità di accedere a questo livello di informazioni. E l'abbiamo fatto veramente in pochi passaggi. passaggi in pochi minuti. Tra l'altro, se la nuvola di punti fosse molto grande, parliamo di qualche gigabyte di dati, la conversione all'inizio sarà un po' più lenta, ci vorrà un po' più tempo, ma poi la pubblichiamo e lì viene il bello, no? Perché chi la vuole vedere non si deve scaricare 7 gigabyte di roba, ma si collega perlomeno non tutto in un blocco, ma si collega e li vede mano a mano. Ho Ora, una domanda, chiedono se Potrì è fruibile solo su Windows. no. Tant'è vero No, che lo tra l'altro è una stiamo. tecnologia client, quindi quantomeno la parte che noi stiamo vedendo è tutto JavaScript, no? Dicevi. Esatto, quindi veramente basta un browser. Ora che non sia un browser degli anni 90, ma voglio sperare che al giorno d'oggi. L'unica rimando a Windows che abbiamo visto prima, è il punto exe che abbiamo visto scaricare dal sito, però esistono versioni del converter Esatto, allora. anche per piattaforme differenti, insomma. Esatto. Questo è il Potrì Converter, quindi se uno avesse bisogno di utilizzarlo su altre piattaforme, ora non sono sicuro che sia disponibile. Almeno compilabile. Compilato, esatto, se no il codice sorgente è accessibile, ci sono le istruzioni per compilarlo. C'è questo tool che si chiama CMake, che adesso sto scendo troppo nel tecnico per piacere, sollevato una bandierina, anzi ditelo perché io continuo a non vedervi. CMake è un cross compiler, cioè permette di compilare codice per piattaforme diverse. Sostanzialmente c'è per Linux, per Mac. Su Android non ho mai provato e forse siamo un po', diciamo, fuori target, però su qua c'è il codice sorgente, ci sono le istruzioni, uno si compila l'eseguibile per la sua piattaforma, converte le nuvole di punti e dopodiché le pubblica sul web. Ve lo condivido nella chat questo link qua. Non sono sicuro che sia la versione per Mac. Non ho mai provato, ma sono fiducioso che si riesca a compilare. Se però avete esperienze diverse, sentiamoci, poi magari condividiamo due recapiti anche a margine di questo webinar e vediamo eventualmente approfondimenti. Si possono fare cose molto più sofisticate con Potrì. Qualcuna ve la faccio vedere, qualcuna
ve la annuncio soltanto perché per metterla in funzione è necessaria un po' di programmazione e se c'è interesse eventualmente possiamo fare un altro jailbreak dedicato per approfondire il lato un po' più tecnico. Mai, magari l'appetito sull'argomento è venuto. Interrompo un attimo anche per vedere meglio le reazioni, poi lo riprendo. A qualcuno capita di dover fare delle sezioni, dei rilievi? Forse sì. E magari di dover mostrare queste sezioni ai clienti? Sì, certo. Benissimo, Alberto, grazie. Sono contentissimo che ci sia un po' di interazione. Allora, vediamo come si può fare. Quasi sempre, perfetto. Guardate questa cosa carina, c'è questo strumento, il High Profile, che permette di fare una sezione in qualunque direzione, per così. Ah, tra l'altro ci ho aggiunto un punto. Ho anticipato una cosa che volevo Già farvi vedere. svelato. Volevo svelarla dopo. Riprendo. Ok, Bel pendio. e beh, uno dice, e adesso ve la faccio vedere. C'è qui nei controlli della scena Show 2D Profile. Ok, quindi questo è il profilo qua sotto che abbiamo selezionato. E vedete che quando io muovo il cursore sul profilo, nella parte alta dello schermo compare un pallino che si sposta lungo la curva, quindi ci dice esattamente il punto dove si trova. Questo profilo qui che abbiamo estratto si può esportare come separate value file oppure come LAS. In realtà qui c'è scritto 2D, secondo me è 3D perché esporta su ogni riga le coordinate del punto, quindi anche l'altezza. Prima mi hanno chiesto, ma si può? Vedete che questa non è una linea di spessore 0, ma ha un certo spessore? Beh, questo si può modificare. La possiamo fare più larga, la possiamo fare strettissima. Eccola qui. Molto sottile. E abbiamo un po' di numeri su questo. Mi rimetto un po' più larga, più che altro per mostrarla. Purtroppo. Una domanda, sento dal campanello. La leggi tu, Emanuele? Conferma interesse nello strumento, Alberto. Grazie, Alberto. E poi c'è questa cosa carina che la sezione non deve essere per forza soltanto fra due punti, quindi con la spezzata che segue il profilo, ma può essere fra N punti, quindi possiamo farla andare dove vogliamo. Passare di qua. Passare di qua e lui la traccia comunque. Un po' perché mi sembra che. Potremmo aver voglia di seguire la strada e quindi farci Per esempio. scartare il profilo stradale, ma probabilmente impiegheremo un po' di tempo a segnare i punti. È un caso che mi sembra. Confesso, non mi ricordo se si possono fare più di 3 punti. In questo momento non ci sto riuscendo, mi sembrava di esserci riuscito in altre prove. Se non si può fare nativamente, ovviamente si può, lavorandoci un po', aggiungere altre funzionalità, aggiungere 4, 5 punti che servono. Sentite un altro campanello. Alberto chiede sempre se la funzione di creazione delle sezioni può essere eseguita in locale oppure direttamente in cloud. Noi di fatto siamo già in cloud, cioè comunque è solo il posto dove stiamo accedendo, che in questo caso è locale, ma l'interfaccia è assolutamente quella che si troverebbe caricando l'HTML risultante in qualunque hosting. Esattamente, esattamente. Adesso, cioè, per comodità e anche per non svelare
Così gli hosting che usiamo preferivo farlo in locale, ma davvero? Quello che si può fare eventualmente, nel senso, questa è un'interfaccia completa e sono gli strumenti disponibili di default e anche per una questione di insomma, mostrare quello che si può fare di default, si vedono tante cose, quello che si può fare è comunque intervenire sull'interfaccia a livello di programmazione, limitare al limite, se non si vuole, l'accesso agli strumenti. E questo era un po' quello che volevi proporre, magari in realtà è un po' al contrario, nel senso tu proponevi l'aggiunta di strumenti, ma si possono anche limitare, giusto? Sì, esatto, cioè questa è... Questo è un codice HTML e si può modificare, insomma. Ci sono le librerie qua, cioè, il codice si può adattare alle esigenze, cioè vogliamo dargli tutti questi strumenti al cliente? Sì, no, forse? E beh, è customizzabile, possiamo togliergli qualcosa, possiamo aggiungere qualcosa. Tutte queste navigazioni le vogliamo lasciare? Il clipping è un po' bizantino, le vogliamo lasciare? Beh, si può lavorare. In questo caso potrei deve anche farsi bello, insomma, quindi mostra quello che Sì, esatto. Sì. C'è un'altra è. domanda. Ah, dice, puoi, no, puoi ripetere la risposta perché Alberto ha avuto qualche problema. Ripetita Juva, credo che. Dice, la Certo. domanda è sempre se la funzione della creazione delle sezioni può essere eseguita in locale oppure direttamente in cloud. Può essere eseguita sul web. Quindi la può fare chiunque, si colleghi al sito che noi abbiamo dato. Io ovviamente la proposta non la posso dare perché non dispongo il servizio sul web. Ma quello che dovrei fare per farlo usare a un cliente è copiare la directory potree che ho creato prima, col comando che vi ho fatto vedere, caricarla su un qualche servizio di hosting, Register, Aruba, Bluehost, io. Ce n'era uno molto bello, non mi viene in mente adesso. Lo dico comunque uno per l'altro, non servono cose strane, non... cioè, è veramente basta un piano di quelli basic e si può pubblicare il sito e renderlo accessibile. Dopodiché il cliente, il geometra del comune, l'architetto di turno, semplicemente qualcuno che è coinvolto nel processo legato a qualche intervento che stiamo valutando. Può essere una nuova realizzazione, una manutenzione straordinaria, qualunque cosa. Va qua, proprio semplice. Sceglie questo, clicca, mette il primo punto, ci riclicca, lo trascina e fa la sezione. Per vedere la sezione 2D va qui, Show 2D Profile. E se la vede qua, basta. Poi se mette il cursore qui, segue il profilo. Qui siamo in cima all'alberello. Porta. Vediamo prima se riesco a metterlo più in alto. Qui in cima all'alberello vedete che nel riquadro qui a sinistra ci dà le informazioni su quel punto esatto che stiamo guardando. Quindi le coordinate e altre informazioni che erano presenti nella nuvola di punti originali, per esempio scala di colore, per esempio Intensità del la segnale, tutte cose molto distanza, tecniche che esatto. sono. Esatto. Ok. Questa volta Alberto abbia sentito la risposta, visto che Nel vorrei caso... premiarlo, visto che ci ha tenuti attivi con le Esatto. domande. Volevo farvi vedere il clipping. Scusami, Emanuele, prego. Sì, no, perfetto, vai, perché insomma, io stavo cercando una sorta di finale per parlare. Se abbiamo ancora un minuto, vi faccio vedere il clipping. Di nuovo, disegniamo un volume. Selezioniamo stavolta questo pollaio qua, non lo so, questa casetta. Solito controllo.
Ok, questo è il volume che ci interessa. Lo sto ruotando, ma non era questa la mia intenzione. Eccoli. Dopodiché gli diciamo, highlight, adesso sta evidenziando la parte interna al cubo che abbiamo disegnato, altrimenti gli diciamo, mostra solo la parte interna. E così escludiamo dal profilo quello che non ci interessa. E vediamo solo questo manufatto qua. Oppure possiamo dire mostraci tutto tranne quel manufatto lì, perché secondo me sarebbe più bello se lo demolissimo. Guarda un po' come diventerebbe bello. Sì. Vabbè, così è una funzionalità carina. Possiamo vedere altre cose, possiamo vedere la vista in pianta. Lo raddrizza lui, lo mette qua. Possiamo mettere la bussola, così se noi lo giriamo e non è più allineato, gli diciamo rimetti la nord. E così via. Clipping. Su questo mi fermerei qua. Vi farei vedere un pochino di ulteriori esempi di cose che si possono fare con Potrino. Però prima vorrei sentire un attimo di nuovo se ci sono domande. Va bene. Su questo sito, che vi metto qua nella chat di nuovo, ci sono un sacco di esempi. Ci sono quelli degli sviluppatori di Potree, qua a sinistra, quelli di terze parti. E poi così un po' di nuvole di punti varie. Ora, quando l'ho visto mi sono entusiasmato, probabilmente succederà a qualcun altro che andrà a curiosare. Purtroppo alcuni di questi esempi non funzionano. Però altri sì. Proviamo un attimo, adesso io non mi ricordo. Questo è interessante, un layer con una mappa sotto la nuvola di punti. È esattamente quello che Emanuele ci ha mostrato prima con, come si chiama, con QGIS. Ma anche meglio come probabilità. È anche meglio perché c'è la stessa questione, cioè che è nel web, per cui non dobbiamo fare installare niente al cliente. No, volendo qui ci hanno messo anche un riquadrino con la mappa che ci aiuta a capire cosa stiamo guardando. Qua ci sono i soliti controlli che abbiamo visto anche prima. Tools, il nostro amico qua per fare la sezione. Vedete che poi riusciamo a farne più di tre, per cui se volete si potrebbe seguire questa stradina Il qui, bello della diretta. ovviamente. Invece che il pallino. Va bene, insomma, poi questa cosa l'abbiamo vista e rivista. Show to the profile. E qui vediamo il profilo con gli stessi strumenti. Questa mappa qui è fatta con Cesium. Cesium è un bel tool, è gratuito per applicazioni non commerciali. Mentre per applicazioni commerciali c'è una licenza da pagare. Sono abbastanza fiducioso, cioè qui gli esempi di Potree con la mappa sono fatti tutti con Cesium. Ma sono abbastanza fiducioso che si riescano a utilizzare altre mappe. E ci stiamo di consigliarne qualcuna, Emanuele? Sì. Non sono preparato al riguardo adesso, Io quindi. adesso avevo in mente queste due, Leaflet, e le mettiamo anche questa nella chat, e l'altra è Worldwind.
NASA World Wind, questa. Never work complete. Ok. Aggiornato 7. World Wind è. Mi controllare un momento che sia questo, ma sì. PC web. World Wind è strettamente collegato a Cesium. In realtà Cesium è un fork di World Wind che poi si è evoluto separatamente. World Wind per un certo periodo è stato abbandonato dalla NASA, quindi Cesium era, diciamo, l'unica soluzione, poi la NASA ha deciso di riprenderlo e di svilupparlo. Vi dico questo perché noi su un progetto abbiamo in uso, questo è abbastanza grosso, abbiamo in uso Cesium e stiamo migrando a World Wind. In effetti non vi ho dato riferimento di Cesium. Voilà. Questi ultimi tre sono per le mappe da mettere sotto Queste sono l'acquodrico. librerie per sviluppare mappe sul web con Esatto. cui in realtà poi è necessario integrare Potree. Sì, finora quello che abbiamo visto è proprio una cosa molto facile, cioè clicco avanti, avanti, avanti e ho finito. Per integrare queste mappe c'è un po' di lavoro da fare. E le funzionalità che adesso vi mostro negli esempi sono, richiedono tutte un po' di sviluppo. Cosa curiosa, se volete andare su, se andate sul repository di Potree trovate il codice che corrisponde agli esempi che stiamo guardando. Vi metto anche questo qua nella chat. Qui in questo esempio, solito Sorvillier, cosa hanno messo? Hanno messo una sezione extra qua dentro. C'erano gli stessi strumenti che abbiamo visto prima. Ci si può aggiungere una sezione. Altre cose, i gradienti di colore. È sempre lo stesso rilievo, in questo caso ripetuto più volte, affiancato, con diversi gradienti. Tra l'altro, secondo me, qui si possono spegnere, per esempio, quelle tasche che spegniamo. Voilà. Dei livelli che possiamo accendere e spegnere come se fosse un GIS a tutti gli effetti. Questo proprio tutti, no, ma ne teniamo solo qualcuno. Confrontiamo. E il resto delle funzionalità sono gli stessi, sono le stesse. Lo guardiamo dall'alto. Vedete queste etichette? Custom, Rainbow. C'è un esempio di come, su come gestire queste etichette. Ah, ve lo mostro fra un momento, volevo dire ancora una cosa sulle scale di colore. Quando è che si possono usare? Un'operazione che trovo abbastanza comune è quella di fare un confronto fra due nuvole di punti. Qui la scala di colore è applicata in base alla quota del punto, vedete? Però magari ci interessa fare il rilievo in questo posto prima e dopo un intervento. E mostrare al cliente che cosa è cambiato. Allora, quello che potremmo fare è ottenere la differenza fra le due nuvole di punti con uno strumento che mi sento di suggerire, che è Cloud Compare. Vi do il riferimento. Di nuovo, questo è un lavoro che ci facciamo sul nostro computer. O parentesi, invece si può fare anche nel cloud, ma ci vuole dello sviluppo a parte, sicuramente un'operazione da fare lato server. E facciamo in modo che l'output della differenza sia una nuvola di punti e la coloriamo in maniera opportuna in base a quant'è la distanza, cioè non l'altezza assoluta, ma la differenza rispetto al rilievo precedente.
così mettiamo in evidenza che cosa è cambiato. Abbiamo scavato, abbiamo spianato, abbiamo Caso aggiunto dei tipico della cava, manufatti. comunque, per esempio. Bravo, caso tipico della cava. Che si vuole sempre sapere quanto è stato asportato da un anno all'altro. Quindi... Mi sembra un'applicazione perfetta. Ok, mi fermerei qua, poi i link ve li ho dati, ve li potete approfondire. Interrompo la condivisione. Vogliamo dire Cristiano, ancora? credo. Sì, ti lascio un secondo, dici pure, vai. Io direi, poi magari. Chi è interessato a saperne di più può contattare Giter, può contattare Emanuele, vi mette eventualmente in contatto col sottoscritto per sia approfondimenti, sia per conoscerci, vedere magari se possiamo fare dei progetti insieme, unendo le nostre capacità. Se qualcuno fosse interessato a sviluppare qualcosa di più sofisticato basato su queste o altre tecnologie, l'azienda con cui lavoro è una software house e abbiamo questa bella collaborazione con Giter, per cui riusciamo a fare applicazioni informatiche, applicazioni web e cloud con contenuto legato a dati geospaziali. Mi chiedevo se ci ha invitato un'altra volta Emanuele, invece, se parliamo di immagini satellitari. Quello è il tuo pane vero quotidiano, insomma, non l'ho svelato all'inizio, ma appunto in realtà sotto, questa è un'applicazione, una richiesta, una chiacchierata più particolare, insomma, rispetto agli standard di lavoro che hai. Sì, Però è noi. sempre interessante, è bello ampliare le vedute sulle Certo. tecnologie, insomma. Noi abbiamo questa esperienza di tecnologie cloud per immagini satellitari che si sposano proprio molto bene con i rilievi a nuvole di punti. E per esempio quella delle cave è un'applicazione proprio insomma in cui queste due tecnologie possono avere un'ottima interazione. Va bene, io vi Va bene. ringrazio. Noi ringraziamo te per aver riempito questo spazio con così tante cose interessanti. E nel frattempo, comunque, alla fine l'interesse vedo che c'è stato, perché all'inizio eravamo forse più pochi, adesso siamo già un buon numero per un argomento così tecnico e particolare, e spero che sia piaciuto a tutti. Non solo ad Alberto, che ha fatto anche domande, ma allo stesso modo abbiano gioito anche gli altri di queste informazioni e si siano fatti venire stimoli per provare. Io ho segnato tutti i link che hai messo in chat, quindi adesso cercheremo anche di diffonderli legati a questa, poi al video anche che verrà diffuso di questa chiacchierata. Bene. E quindi vi ringrazio a tutti per aver partecipato e vi saluto, vi auguro una buona giornata, spero che vi abbiamo svegliato adeguatamente, insomma. Presto. Grazie Alberto, saluti a tutti e a presto. Buona giornata e buon lavoro.